Daniele Liotti è diventato papà per la seconda volta, mistero sul nome della figlia. Continua a circolare il più stretto riserbo sulla vita privata di Daniele Liotti. Ecco perché persino la notizia che l'attore sex symbol della fiction italiana è diventato papà arriva solo ora attraverso il settimanale Mio, che ha mostrato Liotti uscire dall'ospedale San Giovanni Calibita Fate Bene Fratelli di Roma con la sua seconda figlia e la compagna Cristina D'Alberto. La notizia della gravidanza di lei era circolata alcuni mesi fa, ma la coppia non ha fatto annunci social per comunicare l'arrivo della piccola. Della bimba non si conosce al momento neppure il nome. Del resto, persino l'identità della donna al fianco di Liotti è stata misteriosa sino a poco tempo fa. Solo una manciata di mesi or sono, è emerso come la fortunata sia Cristina D'Alberto e non Sheila Battistelli, che fino ad allora risultava sua fidanzata per un fraintendimento. Cristina D'Alberto Roccaspana, questo è il suo nome completo, ha 40 anni ed è l'attrice che interpreta Greta Fournier nella longeva soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Ha inoltre fatto parte del corpo di ballo di Caramba Che Sorpresa, è stata protagonista di numerosi spot e ha impersonato il ruolo di Flavia Draghi in un'altra soap, Vivere. Daniele Liotti è già papà di Francesco. Vivo questa paternità con la stessa naturalezza della prima. Con la stessa intensità, ma con più consapevolezza, diceva Liotti alcune settimane fa, in una rara dichiarazione sulla gravidanza della compagna su Nuovo TV. L'attore ha infatti un altro figlio, il 19enne Francesco Liotti, nato da una precedente relazione con una donna di nome Arianna. Il momento d'oro di Liotti in TV. Curioso come Liotti riesca a mantenere intatta la sua privacy nonostante sia uno degli attori più richiesti e popolari del momento. Il 46enne romano è infatti tornato sul piccolo schermo con Squadra Mobile e riprenderà presto i panni di Francesco Neri nella quinta stagione di Un Passo dal Cielo, già confermata. Inoltre, è stato tra i giudici dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.